Mulieribus arriva alla sua quinta edizione, una mostra da sempre dedicata alle donne e quest'anno vuole essere propositiva e di buon augurio. Effettivamente l'intento era questo, infatti il manifesto che abbiamo scelto quest'anno era meno, tra virgolette, drammatico rispetto a quelli usati lo scorso anno. Purtroppo la cronaca ci dice che è stata una speranza vana. Sono gli ultimi giorni, gli ultimi femminicidi, no? E di conseguenza la belva umana non si accontenta ancora del sangue che è stato succhiato alle donne. Auspichiamo che la sesta edizione sia all'insegna perlomeno della scomparsa totale di questa brutta parola, il femminicidio, e che appunto le donne siano considerate per quello che effettivamente sono. E quest'anno, permettetemi una nota di carattere personale, io tutte le mostre fino adesso le ho dedicate a mia madre, anche questa lo è, anche se lei fisicamente non c'è più, però per me aleggia sempre nelle mostre che ho fatto e che farò. Professor Mastro, il 17 e il 18 per la chiusura della mostra, evento nell'evento, altre due iniziative importanti. Esatto, il 17 ci sarà una lettura sulla figura di Pablo Picasso ad opera di Raffaella Caso e di Paolo Marchese. Il 18 poi, che è la serata finale della mostra, saranno consegnate a degli artisti che ancora non sono stati individuati delle targhe, dei premi per premiare la loro opera. Lei anche quest'anno per la quinta volta presenterà i quadri in mostra, 52 opere per questa quinta edizione, dedicata alle donne. Sì, certo, ormai sono di casa qui e questa è una casa d'arte, a partire dalla tradizione storica di Bottega della Ceramica, e poi oggi per 5 anni funge anche da un ritrovo, così io direi da un cenacolo di artisti che ovviamente portano il loro contributo, portano le loro emozioni cromatiche, portano le loro elegie sul tema della donna, in quanto il professore Mastro, il curatore della mostra, intende proprio con questo evento annuale rimarcare l'attenzione su quello che è il problema donna, soprattutto nei nostri giorni, un problema drammatico, un problema che a mio avviso non è un problema delle donne, è un problema sociale, culturale, per cui ecco le riflessioni a cui ci induce il professore Mastro con questa sua così bella iniziativa, bella, importante iniziativa, ecco, è per tutti noi un momento di crescita, per gli artisti perché portano la loro, ripeto, la loro esperienza di contenuti in merito al tema, le loro ideazioni, le loro tecniche. Per noi che assistiamo, invece, comunque per il pubblico tutto, invece, ripeto, è un momento di grande riflessione sul problema. Per cui ritengo che si debba salutare anche questa quinta edizione con grandissima soddisfazione.